una partita sporca, tra l'altro una partita che viene subito dopo, cioè 72 ore dopo un'altra partita in cui abbiamo speso molto con una rosa, direi anni 80, no? Perché la panchina sembra di essere tornati quando... E domani comunque sarà simile perché siamo quelli dell'altro giorno con Banfi in più, ma diciamo aggregato, aggregato, ecco, quindi la sostanza non cambia, quindi c'è un pericolo enorme, però voglio dire, sarà sempre così da qua alla fine, dobbiamo portare questo equilibrio, questo entusiasmo e sapere che comunque aggrapparci ad ogni partita, perché ogni partita è anche un'opportunità di poter fare dei punti. E quindi, e dobbiamo portare il giusto entusiasmo della partita dell'altro giorno, ma il giusto entusiasmo, che non ti faccia perdere di vista che comunque il nostro percorso sarà questo, sarà da battaglia sempre. Anche per noi il contesto è stimolante e poi comunque per noi deve essere tutto secondario. Noi dobbiamo avere un solo obiettivo, la salvezza, e ogni partita è un'opportunità per portare a casa con i denti, con le unghie, un punto, tre punti, un qualcosa che muova la classifica. Oltretutto domani fare dei punti significa fare dei punti in più già rispetto al girone d'andata, perché noi al girone d'andata abbiamo fatto 0 punti in casa con l'Albino Lecce. Quindi noi dobbiamo aggrapparci a qualsiasi cosa per vederla come un focus, come un obiettivo e una motivazione che ci deve dare, far portare a casa dei risultati. Il resto conta nulla. Il girone di ritorno, io spero anche che dal punto di vista, ecco, diciamo, della salute di certi atleti, abbiamo dei ragazzi che hanno avuto un percorso abbastanza sfortunato nel girone d'andata e speriamo che diventino delle risorse nel girone di ritorno.